Ed è impossibile per me non provare una specie di vertigine, ricordando che quella stessa bambina che in un giorno come questo del 1938, sconsolata e smarrita, fu costretta dalle leggi razziste a lasciar vuoto il suo banco della scuola elementare, e che quella stessa oggi si trova, per uno strano destino, addirittura sul banco più prestigioso del Senato.